Si cerca i signori Lardi! Signori Lardi, signori Lardi, signori Lardi! Oh, eccolo! Come? Una diserzione? Ah, ma non me ne andavo mica! Ma lui Ninardi! No, vi assicuro che io non me ne andavo, Signor Ninardi, noi siamo pronti per applaudirla! Troppo vuoi, troppo vuoi! No, grazie! Scendi al piano! Ma volete che io sieda al piano? Sì! E io sieda al piano! Silenzio! Che situazione? Io canto come la carrucola di un pozzo. Che cosa posso cantare? Bisogna pestare. E io pesco. Quel mazzolino dai fiori. Viva la sposa! Viva la sposa! Viva la sposa! Tutti a posto per ballare! Andiamo alla musica, voi ora pagherete con vostro bagno! Ma vai, andiamo anche tu! Oh. Ci salvi chi può! Parole da dire. Ma io non sono in grado di potervi ricevere, mi do alla testa!
testa? Riscaldate il vostro bagno. Ai! Ma insomma, signore, chi siete? Leonida Fadinar, 25 anni, possidente, marito da oggi. E a me? Le me mie ne importa? Otto carrozze sono la vostra porta. Che me ne importa? Niente, ma niente. Io non voglio nemmeno fare la vostra conoscenza, ma voglio solo parlare con vostra moglie. Mia moglie? La conoscete voi? Affatto. Ma ho la certezza matematica che essa possiede un oggetto da toiletta di cui ho la più immediata necessità. Mi occorre. Sì, mi occorre. Ma date l'energia di queste mie parole. Sì, avrò. Ma non è in casa! Ma alle 10 di sera! E vi ripeto che non è in casa! E voi lasciate fuori casa vostra moglie a queste ore! Ma mai passerebbe troppo da minchione, signore! Via, su! Ai! Ma sono tutto scottato! Andiamo, ho capito tutto. La signora ha letto, ma non si deve preoccupare. Le mie intenzioni sono oneste. Andrò di là in cametta sua e concluderemo l'affare da cena. Ma via, qual è la camera della signora? Ma io mi brucio la cervella! Oh, mamma! Ve l'ho detto, non indietreggio dinanzi al delitto! Aspetta, Furfante, aspetta, canaglia! Ma chi ha mai visto un tanghero peggiore? Ma sale in casa sua e ci pianta sulla porta. Oh, ma finalmente eccomi in casa di mio genero, e che abbondanza! E potrò cambiarmi di scarpe! Aspetta, aspetta! Oh, e dietro questo paravento sta svestendosi... delle scarpe belle, quasi nuove, speriamo mi vadano bene, non ce la faccio proprio. Ora respiro, e questo mirto che mi cresce tra le braccia, lo depositerò nel santuario coniugale. Ma di dov'è la camera? La camera? Aspetta, aspetta! Vabbè, la troverò da me. Ma mi si sono gonfiati i piedi! Vieni qui, no, no, no! Ho ballato abbastanza, ora sono stanco! Ma non è lui! È un altro, tutta una banda! Parla sul fatto! Oh, momento, oh, capomando! Oh, grazie, ma non prendo più niente! Oh, sonno! Forse è di là! Oh! Un altro invitato che io non conosco, Però in veste da camera! E vuol dire che si andrà presto a dormire e non mi dispiace affatto! No, no, no! Oh, la camera nuziale è là! Ma ho riflettuto che ho bisogno del mio mirto per il discorso solenne! Ehi, genero! Rivestitevi! Faccio salire la sposa!